Ricordate queste immagini? Sono una ricostruzione cinematografica della terribile danza del sole. Gli indiani la praticavano per dimostrare il loro coraggio e ancora oggi ci sono tribù che continuano a praticarla, anche se il governo degli Stati Uniti ha cercato di interrompere questa tradizione vietandola per moltissimi anni. Amerindia vi svelerà stasera i segreti della danza del sole e molte altre usanze delle tribù indiane che ancora sono mantenute in vita. Salite sulla nostra nave per viaggiare con noi. Buonasera e benvenuti come sempre a bordo della nave di Amerindia. Oggi il nostro viaggio ci porta nelle grandi pianure del Nord America, un territorio enorme che si estende dal Mississippi alle montagne rocciose, dal Texas alle province canadesi. Un territorio nel quale a partire da 9000 anni avanti Cristo si installarono in ondate successive le tribù dei Pelle Rossa. E in questa tavola che abbiamo tratto dalla Enciclopedia Motta si mostrano le principali di queste tribù e il loro territorio, l'esatta ubicazione del loro territorio. Ma adesso andiamo con le telecamere di Amerindia a dare un'occhiata a questo territorio, cioè a queste grandi pianure, un'area che supera il milione di chilometri quadrati, piena di boschi, di altopiani, di dirupi, ma soprattutto di sterminate praterie erbose. Ed è per definizione la terra degli indiani, che arrivarono qui, emigrando dallo stretto di Bering, seguendo i bufali. Si installarono nelle praterie e rispettarono sempre l'ambiente e tutti gli esseri viventi che incontravano. Non conoscevano l'agricoltura e si nutrivano con la caccia e la raccolta di erbe e di frutti selvatici. E prima che gli europei introducessero l'aratro, la terra rimase intatta per secoli. L'erba era alta quanto le zampe di un cavallo e le mandrie di bufali pascolavano indisturbate. Erano proprio questi animali a dare la vita agli indiani, carne per sfamarsi, cuoio per confezionare abiti, coperte e abitazioni, ossa per costruire utensili e armi. Persino i tendini dei bufali venivano usati per cucire e il grasso bruciato per illuminare i tipì. Quando il bufalo si riproduceva in abbondanza nelle grandi pianure, la caccia era semplice, gli indiani avevano tempo di dedicarsi all'artigianato e alla spiritualità. Con l'arrivo dei bianchi, l'equilibrio di secoli si ruppe. I bufali furono sterminati e gli indiani dovettero imparare ad arrangiarsi per sopravvivere. Oggi i bufali, insieme a tanti altri animali, sono tornati nelle grandi pianure grazie all'impegno delle autorità ambientali americane. Ma quell'epoca felice che durò fino a 500 anni fa, purtroppo, è rimasta soltanto un nostalgico ricordo. Bene, questa è la realtà delle grandi praterie così come l'abbiamo incontrata noi oggi durante il viaggio di Amerindia. Ma adesso cercheremo di ricostruire come avveniva la vita
degli indiani delle grandi praterie prima dell'arrivo dell'uomo bianco. E lo facciamo, come al solito, con il sistema della Transvision, che ci fornisce questo strumento prezioso di bordo che ci fornisce l'enciclopedia multimediale della Motta, e con il quale possiamo entrare all'interno di un oggetto, scoprirne dettagliatamente il contenuto ed ottenere un'immagine tridimensionale. La tavola che adesso vi mostriamo ricostruisce un accampamento di Pelli Rossa e ci mostra alcune scene di vita quotidiana. In primo piano le caratteristiche tende coniche degli indiani delle praterie, che, lo abbiamo detto, si chiamavano tipi. A sinistra invece vedete un Pelli Rossa sul travois, una specie di slitta rudimentale costruita con pertiche di legno. E adesso solleviamo la prima illustrazione e scopriamo cosa accade all'interno del tipi. E vi mostriamo una scena di vita familiare. Sullo sfondo vedete alcune scene di caccia del bisonte, e dal bisonte, lo ricordiamo, i Pelli Rossa traevano appunto un po' tutto per la loro vita, per la loro alimentazione, per costruire gli utensili. Adesso passiamo da questa seconda illustrazione invece alla terza e vediamo la parte restante dell'accampamento, dove si sta svolgendo una tradizionale danza tribale. E proprio la danza tribale era uno dei momenti più importanti nella vita degli indiani, una vita che ruotava quotidianamente intorno ai simboli sacri, intorno alle cerimonie religiose. Per questo in ogni tribù aveva un ruolo importantissimo lo stregone, il medicine man, aveva il compito di fare da intermediario tra l'uomo e la divinità e conosceva i segreti e i misteri della magia indiana. Ancora oggi le tribù hanno dei medicine man. Noi siamo riusciti ad incontrarne uno, appartiene alla tribù degli Oglala Sioux. Ci ha mostrato alcuni dei suoi segreti e soprattutto ci ha spiegato come si svolge la danza del sole. È la prima volta che un indiano accetta di parlarne con uno straniero. Sentiamo il suo racconto. Noi indiani preghiamo molto, preghiamo tutti i giorni, tutti i minuti, ad ogni piccolo passo che facciamo. Rivolgiamo le nostre preghiere e anche delle offerte a Tunkashila, e lo facciamo per vivere in armonia. Per questo è necessario farlo tutti i giorni. La nostra è una lunga preghiera che dura fino al tramonto del sole. A quelli che vengono per conoscere la nostra religione, noi raccontiamo e spieghiamo i nostri riti, le nostre cerimonie. Bisogna che ognuno di noi parli con il proprio cuore. Non bisogna che sia la mente a guidare il cuore, altrimenti si crea confusione. Gli uomini hanno la conoscenza solo se il loro cuore batte. In our language, questo nella nostra lingua si chiama un chua picta choaska el, e nella vostra lo possiamo definire un albero sacro. Questo albero muore affinché la gente possa sopravvivere. And each of these chanliwapa, tutte queste cose che sono attaccate sono le preghiere della gente. Noi le chiamiamo chanuapakta. In inglese sono dette tobacco tanis. Attaccate all'albero ci sono queste corde che servono per la danza del sole. All'estremità di ogni corda ci sono questi cappi. Ecco, questi cappi servono proprio a fissare la corda alla carne dei danzatori. Loro si bucano la pelle con degli uncini a cui poi le corde vengono attaccate. Poi le corde si tirano fino a che non sono perfettamente tese e i danzatori si buttano con il peso indietro fino a rimanere attaccati alle corde per la pelle del petto. A questo punto i danzatori si avvicinano al palo per 4 volte. Alla 4ª volta decidono se strappare oppure abbandonare la danza. Se strappano all'indietro, allora gli uncini lacerano la pelle del petto e l'indiano è libero dalle corde. Se la preghiera è stata ascoltata da Tunkashila, l'indiano trova il coraggio di staccarsi e allora è un momento di grande felicità.
Noi lo facciamo per questo, per dimostrare che siamo riusciti in quello che ci eravamo proposti. Ed è per questo che non mangiamo, non beviamo e non fumiamo per prepararci a questa cerimonia che per noi è sacra. One of the sacred things. Questa valigetta contiene tutti gli oggetti sacri che usiamo nelle cerimonie. Ecco, questa è la coperta sacra che indossiamo per i nostri riti. E poi ci sono dei nidi di salvia profumata, simbolo di purezza. Dentro il sacchetto rosso c'è un osso d'aquila. È un fischietto sacro che viene posto sull'altare e che viene suonato quando arriva Tunkashina. E poi c'è una coda e una piuma. Ecco, tutte queste cose sono sacre per noi. Certamente questa eccezionale testimonianza ci aiuta ad entrare nel mondo spirituale degli indiani di America, dei Pelle Rossa, ma io non credo che ci farà capire fino in fondo il significato dei riti e degli oggetti magici mostrati dal Medicine Man. Ed è proprio per cercare di dare una risposta invece a questa domanda, per entrare ancora più dentro, che abbiamo voluto invitare sulla nave di Amerindia Carla Fornasari. È considerata la maggiore esperta italiana di cultura indiana. Io le do il benvenuto. Grazie. E vorrei anche ricordare ai nostri telespettatori che Carla Fornasari fa parte da 13 anni della tribù dei Shuswap del Canada e degli Apache nel sud-ovest americano ed è l'unica europea ad essere stata adottata da due tribù pelle rossa. Il suo nome indiano è Red Eagle Woman. Come nasce questo nome indiano, signore? Beh, il nome indiano è stato scelto da mia madre, indiana ovviamente, con il consenso della tribù, degli anziani. E mia madre spiega che il nome è estremamente importante e deve essere qualcosa che appartiene a noi. E quindi mi chiama donna perché il mio cuore è gentile, mi chiama rossa perché ora appartengo al popolo pelle rossa e mi chiama aquila perché lei dice sono forte come un'aquila e so combattere per il popolo pelle rossa. E infatti lei combatte per, soprattutto per la conoscenza del popolo pelle rossa. Sì. Pensate che quando Carla Fornasari è in Italia, e non è che ci sta spesso, passa tutto il suo tempo a far conoscere la cultura sì. nativa dei pelle rossa, non solo con l'insegnamento ma anche con un museo itinerante sì. che di porta in giro pezzi. Mille pezzi. E da questo museo la signora ci ha portato oggi alcuni oggetti magici. Vuole mostrarceli e poi soprattutto illustrarci il significato di questi oggetti. Sì, cominciamo con una pipa che l'uomo bianco ha chiamato la pipa della pace, ma questo è un nome che ha dato lui. E la pipa generalmente è staccata il focolare dalla la parte del cannello. Quando è attaccata in realtà rappresenta l'universo, l'unità, tutto insieme. E quando la pipa ha le piume, che possono essere anche 12, è una pipa sacra. In questo caso noi abbiamo 4 piume che rappresentano i quadranti dell'universo, il nord, il sud, l'est e l'ovest. Il cuoio che qui vedete rappresenta la madre terra, la bacca rossa rappresenta il grande spirito, quindi il fumo che fuoriesce da questa pipa sarà il tramite fra l'uomo e il grande spirito. Il cannello, l'interno del cannello rappresenta l'uomo, mentre il focolare rappresenta l'anima dell'uomo e l'interno del focolare rappresenta il cuore dell'uomo. Quindi sono oggetti estremamente importanti per la spiritualità del popolo nativo americano. Questa è una delle tante borse di medicina perché sono fatte anche in modo diverso. Ci sono innanzitutto borsa di medicina non vuol dire che
lì all'interno ci siano solo erbe medicinali. E l'uomo bianco chiamò borsa di medicina o uomo di medicina tutto ciò che riguardava la spiritualità del popolo nativo. Questo perché non riusciva a comprendere esattamente quello che volesse dire. In ogni modo, quando le borse di medicina, oltre alle erbe sacre, contengono amuleti, come in questo caso, non possono essere aperte. Devono restare chiuse. Assolutamente. Signora, fino a che punto un bianco, un uomo bianco, può avvicinarsi alla spiritualità indiana? Questo è molto molto difficile, perché un tempo gli indiani permettevano ai bianchi di partecipare alle cerimonie e di avvicinarsi a questa spiritualità, ma quando l'uomo bianco tradì tutte le aspettative del popolo nativo americano, e allora diventò molto più complesso avvicinarsi a questa spiritualità, anche perché la spiritualità è la vita stessa, l'unità della nazione nativa americana, diciamo è lo scrigno della saggezza e della filosofia di questo popolo, e è giusto che rimanga per loro. E all'uomo bianco può essere dato solo qualche cosa quando loro decideranno che è il giusto tempo. Persino a me, che appartengo a loro, ogni cosa può essere data poco alla volta, attraverso la pazienza e atti di coraggio. Grazie signora. E adesso io vorrei mostrare ai nostri telespettatori un'altra accurata testimonianza che in qualche modo prosegue il discorso della signora Fornasari. È una testimonianza che abbiamo raccolto durante il nostro viaggio, quella del vicepresidente della tribù degli Oglala Sioux. Il suo è un appello che ci dà un po' l'idea di quella che è la condizione indiana oggi e dei difficili rapporti con le autorità statunitensi. Ascoltiamo. Agli inizi del Novecento ci è stato impedito di fare le nostre danze sacre, come la danza del sole. I nostri stregoni venivano messi in prigione soltanto perché praticavano questi riti. Fortunatamente, all'inizio degli anni 60, molte delle nostre tradizioni sono state recuperate. Noi abbiamo dovuto combattere per i nostri diritti di esseri umani in questa terra che era nostra e che noi chiamavamo isola. But we have been put down as savages, as renegades. Siamo stati definiti selvaggi, rinnegati, ma noi non siamo quello che loro dicono. Abbiamo un cuore ed è per quello che abbiamo dato il benvenuto agli europei qui. Abbiamo permesso loro di vivere nella nostra terra. And a people, a lot of people, comunque anche noi ci siamo modernizzati, viviamo in case stabili, non viviamo più nei tipi come invece molti pensano. Viviamo in case moderne, anche se abbiamo ancora i nostri valori tradizionali, culturali, che rispettiamo. Ciascuna famiglia ha un modo diverso per allevare i figli, ma tutti vengono abituati a rispettare gli anziani, la nostra cultura e il nostro paese. Ciò non toglie che noi ci sentiamo prigionieri qui, ed è in riserve come queste che veniamo trattenuti. Our kids are being raised in a manner that they respect our young, our old, and the middle, and we respect our country here. Il paese è in una fase di depressione ormai da 5-10 anni, ma noi la recessione la conosciamo da 500 anni. Sono 500 anni che viviamo in ristrettezze economiche. Abbiamo problemi di salute. Prima non avevamo mai avuto problemi di cancro, di diabete. Adesso invece li abbiamo. In passato la gente viveva di quello che gli dava la terra e non aveva quelle malattie che invece adesso ci sono. Oggi si dice che la nostra è la zona più povera degli Stati Uniti. Ma perché? Di chi è la colpa se siamo noi più poveri?
E su questa domanda si chiude per oggi l'indagine di Amerindia. Ma non finisce qui il nostro viaggio. Adesso continua nei cieli delle città d'America con il nostro aereo tutto speciale. Vediamo dove ci porta oggi. Questa sera vi abbiamo dato una prima idea dell'immenso patrimonio culturale degli indiani d'America, ma ci sono ancora molte cose da chiarire. Quali furono, per esempio, le vere ragioni dello scontro fra gli indiani d'America e i visipallidi che arrivarono dall'est? Quali furono le vere ragioni del massacro di Little Bighorn e di Wounded Knee, le due battaglie principali tra indiani e visipallidi? Nella prossima tappa Amerindia andrà ad indagare sui campi di battaglia per capire quanto c'è di vero in quello che ci hanno tramandato i film western. Vi aspettiamo domani allora per viaggiare di nuovo insieme. Arrivederci.